Questo diapason vibra ad una frequenza ancora diversa. Strano. Da dove viene il suono? Qui abbiamo solo due diapason con la stessa frequenza naturale di vibrazione. Quando percuoto questo, esso mette in moto le particelle d'aria circostanti. Le particelle d'aria in movimento colpiscono quest'altro diapason col ritmo giusto per metterlo in vibrazione. Le vibrazioni del primo diapason hanno fatto vibrare anche il secondo. Ecco un altro esempio dello stesso fenomeno. La corda della chitarra vibra quando la pizzico. Qui abbiamo tre diapason che vibrano a tre frequenze diverse. Sembra che questo diapason produca lo stesso suono della corda di chitarra che ho pizzicato. Ciò significa che vibrano entrambi con la stessa frequenza naturale, cioè sono accordati. Mettiamo ora un pezzetto di carta su ogni corda della chitarra. Sappiamo che questo diapason è accordato con una delle corde della chitarra. Ecco, ora tu sai perché ciò è avvenuto. Siccome vibrano entrambi alla stessa frequenza naturale, il diapason ha messo in vibrazione quella particolare corda.